Ciao amici, bentornati sul canale. Oggi manca esattamente una settimana, ma quando il video uscirà mancheranno appena 5 giorni alla All Around EMT Bosch. E allora, come promesso, un breve video con bike check, ma soprattutto zaino check, cosa portarsi dentro lo zaino. E per farlo però vi porto in un posto speciale e anche secondo me abbastanza in linea con la gara. Quindi ci vediamo appena recupero il fiato e finisco sti 1200 metri di dislivello. E mentre andiamo a raggiungere il posto in cui far vedere cosa c'è nello zaino, sto cercando di tenere un ritmo simile a quello che terrò in gara, per calcolare anche ovviamente i consumi miei e della bici. Sto salendo tutto in trail con impostazione classica 40-80 e poi da lì partire per tarare eventualmente i settaggi. 700 fatti, quindi siamo a due terzi della salita. E intanto un po' di luoghi ameni. E insomma, il tempo è quello che è. Però abbiamo trovato questa. Trovato, sapevo che c'era questa galleria dentro la quale non piove. Vi avevo promesso un posto fantastico dove fare il check dello zaino della bici. Beh, dai, ho visto posti più brutti. Anzi, direi che questo è proprio un posto a meno. E allora, a meno che non l'abbiate già fatto, iscrivetevi al canale, pulsantino in basso a destra, clic clic clic, all'asciutto della vostra casetta vi iscrivete, attivate le notifiche perché adesso arriveranno tutti i video della All Around. E allora andiamo a vedere che cosa ci va dentro lo zaino. Beh, intanto, che zaino portare? Se avete visto l'altro video sapete che io ho deciso di correre con uno zaino da 16 litri, non ci va tantissima roba dentro. Quello da 21 era troppo grosso, quello da 12 troppo piccolo, la giusta via di mezzo. E allora, per regolamento ci sono una serie di cose indispensabili che andiamo a vedere. Kit di pronto soccorso, coperta di emergenza, poi abbiamo sempre di obbligatorio il caricabatteria, perché nelle postazioni di ristoro e ricarica ognuno è responsabile della propria bici e della propria batteria. Poi ci va un giacchino impermeabile e poi naturalmente ci va il kit degli attrezzi. Zaino con protezione per la schiena e in questa tasca ci metterò poi la sacca idrica da 2 litri. Cosa abbiamo nella pochette di emergenza? Andiamo a vedere. Nella pochette di emergenza abbiamo naturalmente una camera d'aria, tubo lito da 29, ci aggiungerò anche quella da 27 e mezzo, visto che la mia è una bici mallet, un po' di fascette, che non si sa mai, caccia copertone e poi il kit con i vermicelli. Quindi in questa capsula impermeabile abbiamo la forchetta, non per mangiare ma per mettere i vermicelli e quindi tappare eventuali buchi, speriamo di no. E poi abbiamo i vermicelli e anche delle false maglie che mettiamo sempre dentro la custodia. Come dite, non avete visto pompe o cartucce di CO2, e allora come faccio a gonfiare le gomme? Ma naturalmente con questa. Che cos'è? La SIG Plus SR, ma vabbè, non mi ricordo esattamente la sigla, ma è un mini compressorino con tanto di display
display che indica la pressione alla quale vogliamo gonfiare le gomme, indica la batteria. C'è la possibilità di mettere bar o PSI premendo questi due pulsantini. Dopodiché si preimposta la pressione e lui con un click ti gonfia le gomme alla pressione giusta. Bello potente, 200 grammi, quindi più o meno quello che pesa una pompetta o un adattatore di CO2 con due cartucce di CO2, col vantaggio che questa lo gonfi finché c'è batteria, e batteria ce n'è veramente tanta. Comunque vi farò un video dedicato con anche il codice sconto per comprarla. Non so se si vede in video, ma ci sono degli uccelli. Ma adesso passiamo al bike check. La bici la conoscete, è la mia Specialized Turbo Levo Carbon kittata come l'abbiamo kittata, quindi con la forcella Ohlins RXF a molla, stelle a 36, corsa da 170, così come a molla è l'ammortizzatore posteriore, sempre Ohlins, anche questo da 160. Cosa è cambiato rispetto all'anno scorso? Due cose fondamentalmente: il cambio, perché ho montato lo SRAM Axis XX1, quindi elettronico wireless, e i freni. Lo sapete se avete visto il canale, ho montato grazie a The Flow i Maven Ultimate con dischi Ferodo 203 al posteriore, 203 all'anteriore, proprio perché questo impianto mi ha potuto consentire di scendere di diametro e quindi diminuire lo sbacchettamento. Le ruote sono le DT Swiss EX511 29 davanti e stessa ruota, ma da 27 e mezzo al posteriore. Rimettiamo le Cannibal davanti e dietro, ma deciderà Ale. Queste sono le leve dei Maven. Quanto sono importanti i freni lo sappiamo, quanto è importante avere dei freni potenti, modulabili e affidabili lo sappiamo, e i Maven lo sono. E poi qua abbiamo il multitool, e sempre qua dentro, quindi all'interno del tubo sterzo, c'è questo qua, non so se si vede in controluce, questo qua è di fatto uno smagliacatene. E allora mancano 5 giorni alla HoloRound, io non vedo l'ora. Sarà diversa quest'anno perché ci sono 200 concorrenti e sarà molto molto più gara. Non credo che arriverò di nuovo tredicesimo, anzi ne sono abbastanza sicuro, ma noi andiamo là per divertirci, per fare il meglio che possiamo. E allora attivate le notifiche, seguite il canale perché ci sarà da divertirsi. E intanto godetevi sto panorama.